Buongiorno a tutte e a tutti, a tutte e a tutti. Questa mattina siamo in partenza, oggi sabato, domani fa brutto tempo quindi noi siamo stati imprevidenti. Naturalmente a fianco a me chi poteva starci? Non chi pensate voi, ma guardate chi c'è. Oramai l'onnipresente, che credo che finiranno per odiarti. Finiranno per odiarti e sarà un messaggio famoso. Rodolfo, buongiorno, saluta Rodolfo, saluta a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e a tutti. Questa mattina vi sorprenderemo con un itinerario un po' particolare, perché probabilmente brutto sole. Probabilmente non vi aspettate da una persona miscredente come me una cosa del genere. Però oggi abbiamo deciso di esplorare. Guardate che denti che c'ha, bianchi bianchi. Battutaccio. E di fare una puntatina così, fra il religioso, come era Rodolfo? Fra il religioso e il profondo escursionismo naturalistico, rievocando una sua video. E quindi stamattina vi invitiamo a seguirci e ci divertiamo anche stamattina. Tempo velato, però varrà la pena. A dopo! Ciao, a dopo! Allora, lo vedete? Lo vedete? Stiamo procedendo, naturalmente i molisani all'ascolto sapranno già di che cosa parlo. Eccolo qui, lo vedete? Vedete? Stiamo passando avanti. Il santuario dell'apparizione della Madonnina alle pastorelle umili. E questa è la vicenda. E adesso noi ci appropinquiamo nel luogo sacro misto al profondo escursionismo naturalistico, come Rodolfo piace dire. A tra poco! E come promesso, mentre suonano le campane, siamo sotto il santuario di Castel Pedroso. Stamattina un po' di pellegrini, un po' di persone religiose, devote, appassionati, souvenir da questa parte. I miei amici sono lì su, mi stanno aspettando. E stamattina però non vi illudete, perché vedete la tenuta che c'ho. Stamattina l'escursione non mancherà, non può mancare. Quindi seguitemi. È vero, Marilei, mi sono messo in posa, eh? Stava sfotteva la ragazza. Ragazzi, un po' di rispetto, per cortesia. Primo dolore, non di pancia, religioso, ma c'è scritto qua. Primo dolore, qua, qua. Profezia di Simeone, non mi dite cosa sia, perché qua oggi sennò dobbiamo fare la messa e non mi va. Però queste sono statue, sembrano i re magi questi. Questo è il primo dolore. Adesso noi ne dovremmo fare altri 6, quindi 7. E proseguiamo la nostra traversata. Terzo dolore, smarrimento di Gesù. Vedete? San Giuseppe e la Madonna. Poi Gesù venne trovato nel tempio di Gerusalemme a predicare, e questo, vabbè, uno giustamente fa tesoro di quello che viene, e quindi questo è il terzo dolore. E ce ne sono altri 4, sono 7, quindi faremo a tappe, diciamo. Questo è quello che mi ha colpito, perché vedete, Gesù già era, si sentiva re, e noi invece lo abbiamo rievocato. Rodolfo, per piacere, non scherzo. Dai, che non vedo l'ora del prossimo dolore. Mamma, pensavo il piacere, vabbè. A dopo. E arrivarono al punto dove, dopo gli altri dolori, è apparsa la Madonnina alle pastorelle molisane, Bibbiana e Serafina. Questa era la leggenda. Questa qui, vabbè, questa è la statua della Madonna col Cristo. Questa dovrebbe essere Bibbiana, ve la presento Bibbiana, la pastorella, vedete? E invece da quest'altra parte non ridete voi, non siate irriverenti, rispettate la religione. E invece quest'altra signorina è Serafina. Buongiorno Serafina. Buongiorno, noi siamo venuti qui
Invece questa è la serafina vera, la capretta, la pecorella. Vabbè ragazzi, ho fatto un po' di ironia, però insomma è veramente un posto, cioè, tutto sistemato veramente bene, nel rispetto di un luogo sacro, perché questo poi in effetti è il punto dove è apparsa la Madonna e dove il fenomeno si è riprodotto per più giorni, nel 1888, e da allora poi il santuario di Castel Pietroso è diventato un cimelio importante tanto quanto Medjugorje, scusate, non Medjugorje, chiedo scusa, Lourdes e Fatima. Medjugorje proprio no, al momento no, quindi Castel Pietroso è il santuario, è di fatto, e non solo, anche religiosamente, un posto importante. Non a caso i papi, tutti i papi che sono venuti del Molise, hanno fatto tappa a Castel Pietroso dicendo messa, quindi un motivo ci sarà, ed ecco il motivo. Dopo i sette dolori trovate l'apparizione della Madonnina. Venite in Molise, non ve lo scordate. Ah ragazzi, dopo una bella salita, un buon dislivello, siamo riusciti a quasi quasi, guardate Patarecchia, dove guardate, guardate. Eccolo qui, tra poco ci arriveremo, ma i ragazzi sono rapiti da uno spettacolo, guardatelo, guardatelo. Guardatelo, il matese, la defenzola, eh? Ah, che prati sterminati. Oggi la fortuna nostra è che il tempo ci ha messo il velo, e quindi questo sole non ci allambarea, si dice in dialetto, allambariare significa bruciare la pelle, quindi adesso saliremo pure il monte Patarecchia, ma arrivati in cima faremo un brindisi con un grappino, va? Ci sta, seguiteci. E arrivarono alla vetta di Monte Patalecchia, che detta così è abbastanza, però guardate i nostri bicchieri, i nostri bicchierini di grappa affinata, salute, santé, alla nostra e anche alla vostra, amici di Drago Channel. Mi raccomando, venite in Molise. Guardate qua, il matese. Qui ci sono, qua si vede un bel panorama. Dice Marlena, qua è bello, eh? Venite su questa altura perché vale veramente la pena, soprattutto per i colori, vero ragazzi? I colori misti, questo bosco misto a faggio, abete, pino. Sinceramente non mi era mai capitato. No, onestamente, poi può essere pure che esista. No, veramente eccezionale. Vi lasciamo perché la grappa marrone ci aspetta. Ci vediamo dopo a valle. Santé. Vicini e lontani, quanti di voi avranno visto dal basso questa colonnina, questa torre? Ebbene, noi ci siamo sotto. Guardate che bella, eh? Tutti i ripetitori del Molise. E da qua stiamo andando. Noi siamo venuti dall'altra parte, qui c'è Frosolone, di qua Campobasso, e qui c'è il Matese, e noi scendiamo adesso verso valle, da Monte Patalecchia. Marlena si è fastidiata, non vuole salutare, invece Rodolfo... Sono scemo, eh? Ha detto scemo al drago. Ecco. Mo che spengo la telecamera. Appicciamo tutte cose, si dice il mio Lis. Cioè, a proposito di drago che sputa fuoco. Allora ragazzi, guardate, siamo ritornati al punto di start up. E il santuario, Rodolfo, allora il profondo escursionismo. Escursione molto bella. Non è difficile pensare che così vicino ad Isernia ci sia un posto e un percorso così bello, dal punto di vista naturalistico, escursionistico, bello, davvero molto bello. Cioè, ci si accontenta, si può accontentare tutti, più esperto, il più sì. Neofita, diciamo. Considerato poi anche chi ha voglia di andare sulla Defensola e seguire altri percorsi, c'è da fare. Verso Roccamanda Orfe, insomma, quindi da Castel Pietroso
il santuario, vedete? Voi arrivate alla strada, ci arriva la strada, ci arriva dritta, non vi potete sbagliare, salite qui, guardate, non vi potete sbagliare. Poi imboccate questo sentiero qua, queste scale qui, salite, i sette dolori, e poi noi abbiamo fatto il sentiero a sinistra, sì, che è più panoramico, più bello, più ad anello, abbiamo fatto ad anello, e poi da noi siamo tornati a destra, scendendo per la strada normale. Patalecchia, tutto il... ragazzi, uno, due, tre, venite in Molise.